Questa mattina leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 37, e dice: Siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. La forza per risolvere i problemi. Tutti hanno problemi. Le sole persone che non ne hanno si trovano in un cimitero. Il vero problema è come affrontare i nostri problemi. Spesso tentiamo di risolverli solo con le nostre forze. Ma come fai a capire quando lo stai facendo? Perché sei sempre stanco. Sei come quel ragazzo che disse: Sono stanco e stufo di essere stanco e stufo. Oppure come la ragazza che disse: Tutte le volte che sto per raggiungere un traguardo, ecco che qualcuno sposta la linea. Qualcuno ha detto che le circostanze sono come un materasso. Se siete al di sopra, riposate facilmente, ma se siete al di sotto, soffocate. Quindi qual è la risposta? Sposta il tuo sguardo dai tuoi problemi e concentrati sulle promesse di Dio. Eccone una delle tante. Al versetto 35 dello stesso capitolo che abbiamo letto precedentemente, dice: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Paolo risponde: No, nonostante queste cose, abbiamo una vittoria schiacciante in Cristo che ci ha amati. Essere vincitore significa sopraffare l'avversario in uno scontro costringendolo a cedere. E Paolo ci dice che siamo più che vincitori, in Romani capitolo 8, versetto 37. Essere un vincitore vuol dire combattere una battaglia e vincerla. Essere più che vincitori significa vincere una battaglia senza nemmeno doverla combattere. Gesù lotta al posto tuo. Affidati a Lui ed Egli vincerà per te e attraverso te. Questo farà di te un più che vincitore. Che il Signore ci benedica.